Ehi, salve a tutti cari ragazzi del Fatec e benvenuti in questo nuovo video. Eccomi qua, scusate per i guanti, ma devo dire che non sta facendo particolarmente caldo e sono qui ferma da un po' alla scrivania a fare vari lavoretti, quindi le mie mani non sono proprio la cosa più calda in questo momento, quindi io maniche corte ma questi guanti, quindi questa cosa farà un po' strano, ma se qualcuno di voi magari come me gli capita di dover passare diverso tempo alla scrivania saprà che è facile che le mani si raffreddino, almeno a me succede. Allora, cos'è il video di oggi? Innanzitutto non ci sono io in primo piano, ma abbiamo direttamente il dispositivo e sarà un video un po' più tra virgolette grezzo, nel senso non sarà eccessivamente editato, gli editing più grandi saranno più per il magari andare a tagliare delle parti noiose, lunghe, se ci sono delle operazioni ripetitive da fare. Allora, abbiamo questo dispositivo che è un Asus, è un, se non sbaglio, un EB121, ok, non 101, è una E-Slate, quindi un tablet che usciva di fabbrica con Windows 7 On Premium, a cui noi ora andremo a sistemarlo, innanzitutto perché è in lingua francese e dobbiamo portarlo in lingua italiana. Ma dato che ci siamo, andiamo a performare una formattazione, visto che è passato da un proprietario a un altro, e quindi andiamo a riformattarlo, a ripulirlo e sarà acceso Windows 10. Però prima di fare questo, siccome ho qualche problema col touchscreen, io qua vedo delle bolle e non ho autorizzazione a smontarlo e non ci interessa fare queste riparazioni quando vi ho usato con mouse e tastiera, però voglio provare, e vi è un aggiornamento BIOS che voi non vedete mai nel monitor che io ho di qua, in cui parla di update touch solution, voglio provare a fare un aggiornamento del BIOS. Innanzitutto, come vedete, è collegato al suo power brick, quindi lo useremo sotto carica, e ho qua un hub AUX con tre porte USB 3 e una gigabit Ethernet che poi non so se sarò in grado di utilizzare o meglio. Una volta formattato sicuro, non so se riuscirò a fare l'Ethernet boot verso il mio server con Windows Server che ha il deployment toolkit e quant'altro per fare l'installazione della rete di Windows, quindi MDT e quant'altro, ma perché il BIOS sembra essere bloccato e non abilitare, forse provo una stratagemma dopo, ho un floppy, ok, ho un lettore floppy USB con un floppy che mi permette di fare il boot via Ethernet, quindi proveremo se tutto ciò funziona, ma adesso vedremo. Intanto pensiamo al BIOS che ho già scaricato sul PC, o meno dovrei averlo scaricato, se no la pagina è aperta, no, e lo scarico subito, sono pochi K, vediamo un po', non l'ho scaricato, solo Irons Boot CD scaricato, quindi direi che posso procedere al download del BIOS. Ah no, l'avevo già scaricato, ho un nome che non riconoscevo, eccolo qua. Prendo una chiavetta per sicurezza FAT32, quindi dovrei averla. Questa qua, ho la chiavetta, ecco qua, retro scritto, non si leggerà sicuro. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, non ho l'autofocus, purtroppo devo farla a mano, ok. Retro stuff. E tutta la applicativi da retro gaming e quant'altro, ma infatti giustamente fa 32 perché questa chiavetta solitamente viene collegata insieme con Windows 98, Windows ME, addirittura è successo Windows 95, quindi necessità di essere il FAT32. Ok, ho già copiato il BIOS, ora l'ho estratto e prima di ritornare a Windows 7 per fare l'estrapolazione del seriale lo entrerei al volo dentro, così c'è il pin da fare uno slide, entrare dentro il BIOS per avere l'Easy Flash e fare il flash del BIOS. Cosa strana, l'utility di flash è molto, ma veramente molto simile a quella che potrebbe esserci su un T100 o comunque dispositivi del genere, è veramente veramente uguale. Ok, stiamo flashando un BIOS che allora, siamo partiti dalla 5.01 che è installata, che è del 26 gennaio 2011, stiamo arrivando alla 6.03 che è del 15 dicembre 2011, quindi diciamo un anno circa di differenza e speriamo bene. Altro difetto di questo dispositivo, che io spero non si senta tramite il microfono level che ho addosso, è che le ventole vanno continuamente al massimo e siccome si aspetta che c'è del danneggiamento da liquido, nonostante tutto per fortuna funzioni correttamente, non voglio indagare, ma sicuramente vi è qualche sensore che probabilmente non funziona come deve e quindi viene mandata la ventola costantemente al 100%. Ripeto, sono qui più che altro per rirenderlo funzionale, il giusto che serve, non per smontarlo, per quant'altro, anche perché diventerebbe una cosa troppo complessa, troppo lunga e troppo dispendiosa e non interessa al cliente in questione.
Ok, sta riprogrammando il boot block. Dopodiché dovrebbe essere pronto. Ok, si spegne. Dovrebbe riaccendersi, penso, da solo, altrimenti lo... No? Ok, lo incoraggiamo noi. Andiamo a rimuovere la chiavetta, non dovrebbe più servire tecnicamente. E rientriamo dentro il BIOS a vedere che cosa ci dice. Già voleva partire Windows, un po' troppo frettoloso. Tra l'altro qua ha solo due porte USB e questo è il motivo per cui sto usando un hub per usare tastiere e mouse contemporaneamente. Allora, non so se si legge, proviamo un attimo ad avvicinarci. Ok, se metto a fuoco a questa altezza si dovrebbe vedere. Ok, la versione è qua, è la 6.03, quindi si è correttamente aggiornato. Questo è un classico Aptio, pesantemente bloccato, quindi io non riesco, no. Non ho modo al momento di attivare il boot via Ethernet, quindi dobbiamo farlo tramite qualche metodo post, diciamo. Allora, scusate, alzo un pelo l'inquadratura, così poi mi avvicino e cerco di mantenervela un pelo più vicina, tanto non vi serve vedere altro al momento. Ok, adesso riregolo, scusatemi. Ok. Quindi abbiamo il PC, adesso vado ad usarlo con tastiere e mouse un attimo anche per comodità mia. Allora, faccio farmi un attimo un reset del tema al volo a un Windows default. Ok, così sembra più umano. Ovviamente tutto in francese, per fortuna e mia gioia un po' lo conosco. Quello che mi serve per capire qualcosa, ma intanto. Tra l'altro la cartella utenti si chiama utilizzatore, non sarà corretta la mia pronuncia sicuro. E ordinatore, ovviamente il PC, questa cosa mi destabilizza in quanto hanno tutti i nomi alterati, non usano dei termini molto anglofoni, mentre da noi, vabbè, lasciamo stare. Per fortuna mi ho iniziato un po' ad utilizzare i termini inglesi, per fortuna, semplicemente perché sennò sbalorderebbe troppo. Allora, questo più che altro anche un altro scopo di formatare questo PC, se voi sicuramente non lo state vedendo, è difficile che voi riusciate a vedere, ma i driver, per qualche ignaro motivo, sono di solito tramite utility come Drivers Cloud e quant'altro, e non che non siano, ma vedo delle cose che non già i driver stanno un po' sbarellando, quindi non mi ispira particolarmente. Oh, bene, noto un piccolo passaggio, vedo che più o meno alla parte bassa funziona, c'è solo qua una riga, diciamo circa tre quarti, dal primo quarticciolo basso della bar start funziona, dagli altri tre quarti no, poi sopra la bar no, e non funziona fino più o meno a questa altezza qua, qui, ok, funziona il basso basso e qua, quindi c'è praticamente il danneggiamento sul touch, quindi non vado a insistere più di tanto, però vedo che ora il touch funziona in maniera un po' più decente di prima, probabilmente c'era qualcosa, più che altro non lo so cosa abbia cambiato quel BIOS e cosa c'era anche magari nei BIOS intermedi che sono usciti, però vedo che sembra funzionare meglio. Ora, base strade, la chiave di Windows 7, perché non trovo l'etichetta, lo sticker a bordo, per fare ciò dovrei andare in rete, quindi o ci vado via wifi o spero abbia riconosciuto troppo bello per essere vero, quindi devo andare in wifi, mi connetto alla mia rete domestica, se funziona. Ok, nascondi maschere caratteri, lo colleghiamo. Tra l'altro ho qua la tastiera comoda comoda sulle gambe, comoda comoda si fa per dire. Scusate che allungo il cavo di rete intanto, sposto un po' di cose, qua c'è un campo minato in questi giorni che ho spostato diverse cose sulla scrivania, e è proprio un vero e proprio campo minato ancora, perché delle cose le ho sistemate, si è ridotto un po' il casino rispetto al passato, ma ancora non è perfetto. Allora, tocco il cavo di rete perché così per poi è pronto, facilmente pronto. Allora, non gli è piaciuto, ok, io spero la testa, tanto le lettere sono lettere, non mi sembra abbiano lettere diverse, la tastiera è sempre una QWERTY, infatti funziona, adesso ho sbagliato a metterla. Allora, andiamo che carichi. Ah no, non... scusa. Ah, ok, la tastiera è una ZERTY. Per qualche motivo i francesi hanno la ZERTY. Ok, metti la tastiera inglese, che... perché è sempre a ZERTY? Inglese. Ok, ora è QWERTY, perfetto. Non so se i francesi usassero la ZERTY.
Magari è stata messa semplicemente la Zerti. Non so se la tastiera in dotazione, che ora magari vado a verificare, sia una Zerti, magari è per quello. Ora, per fortuna ho la velie, quindi mi posso spostare. Per sfortuna, non so se l'avete sentita, spero non sia successo niente, non si sia spento, scusate. E, mi era cascato dalla tasca il trasmettitore. Ora cerco di incastrarlo meglio. Purtroppo non ce l'ho clippato, perché non ho un buon clip, ho dei pantaloni, scusate, sto risistemando il microfono, ho dei pantaloni abbastanza morbidi, quindi tenderebbe a scivolare ancora di più. Allora, un attimo che mi rifisso il microfono, perché vi sto inciurlendo. Ok, allora andiamo in dotazione, c'è la il seriale sulla tastiera, ok, quindi niente backup del seriale. Ma quanto su control, comunica in Bluetooth, quindi non ci si è formato a Windows. Non chiedetemi perché il seriale sia sulla tastiera, questa cosa, ok, mi lascia un po' a bocca aperta. E poi andremo a installare Windows 10 in questo caso, ok. E è una Zerti, la tastiera è una Zerti, adesso si spiega il perché. Vediamo se si vede in camera, ok, fuoco magari mi aiuterà, fuoco please. Come vedete è una Azerti, molto molto simpatica questa cosa, no, veramente, in realtà veramente poco. Ok, ora partiamo un attimo la tastiera, recuperiamo la mia tastiera QWERTY invece per fortuna, e andiamo a inserire questa cacchio di password, maschera di cara, oddio, no, comunque ha diversi punti morti, è il motivo per cui me l'hanno consegnata, mi hanno detto useremo con mouse e tastiera, comunque occhio, il touch non funziona, io ho detto mi sembra funzioni, sommariamente funziona, ma purtroppo sì, ha problemi. Inoltre non so neanche cosa faccia questo tasto, probabilmente manca qualche switch, qualche software. Ok. Che boia, io continuo veloce, volerlo usare col touch. Manca qualche software hardware che dovrebbe richiamare quel tasto. Ottimo. Quindi, posso accedere al NAS. Oh, porca miseria, di default è ritornata sta cacchio di Azerti, English. E comunque l'inglese l'ha qua, meno l'inglese la conosco a memoria. Cedi al NAS, assistenza, no, non mi serve niente perché il key, il seriale è dietro, lo trova, diamolo giusto per scrupolo. Dopodiché non c'è niente, quindi lo posso piallare direttamente, quindi farò il test del boot via Ethernet. Quindi mentre questo software decide di volersi avviare la rete, executeur, recupero il floppy USB, il lettore floppy USB che è qui da qualche parte. L'ho usato poco fa, eccolo qua, abbiamo il floppy USB e voi mi direte ma perché devi fare questo? Perché quel software l'ho trovato solo USB, e solo, scusate, per floppy, perché per vecchi computer, dato che loro deducono per loro che funzioni. Non vi devono essere problemi, quindi dovrebbe funzionare secondo loro. E secondo me gli dico no, purtroppo no. Ok, c'è anche un seriale di Office, io per sicurezza lo salvo, ma non penso sia un seriale particolarmente legittimo di Office. Sì, ho qualche dubbio su quell'installazione che si è stata fatta, magari lo è anche veramente, io sto deducendo, visto quello che vedo, ma non prendete tutto come oro colato, ecco, molte cose sono solo deduzioni, non ho conferme, non mi interessa cercare al momento in quanto tutto ciò non mi interessa, ma ok, vado a salvarlo là, vediamo se mi ha salvato sulla cartella di scambio il seriale giusto per, ok, scrupolo, ok, questa ventola sta diventando parecchio fastidiosa, ok, dovrebbe aver preso il lettore floppy, yes, lettore di scherzo. Ora io vado anche a recuperare il floppy adeguato. Allora, free DOS no, USB ma storage, proviamo con Plup, se no ne ho anche un altro, ma l'altro ora mi viene un dubbio su dove possa essere. Guardate, allora, proviamo a riavviare su Plup. Ok, tastiera, riavviamo Windows. Rete. Ok,
devo far basta di leggere il francese, lo starò leggendo in una maniera in cui molta gente si starà a ridere, tipo ribaltando, capovoltando e sentendo del mare interiore, mi dispiace. Ho deciso di leggere il floppy di boot come default. Ok, sono riuscito al boot selector con esca. Ok, sta leggendo Plup, ma Plup non ha il boot da rete. Ah. Ok, show. Ignore. Ah. Porca miseria. Questo è solo per USB. Devo trovare allora l'altro floppy, da qualche parte deve essere il floppy giusto. Allora vuol dire che è nell'altro gruppo per qualche motivo. No? Spero non mi sia rimasto in qualche computer. Questo è il driver per la Windows 95, 98, 95, plop. Ridò floppy. Sento un brutto presagio che si sia guastato. Ok ragazzi, sicuramente l'ho seminato da qualche parte. Ora facciamo così. Cerco di recuperare dove sia finito tutto ciò, per avere un'immagine di backup, poi torniamo e cerchiamo di proseguire dove siamo rimasti, insomma. Bene, siamo tornati qui e ho appena scritto un nuovo floppy, siccome non trovo più l'immagine, si chiama All in One. Quindi non so esattamente che cosa faccio, devo trovare un nuovo supporto innanzitutto per la tastiera, in quanto, ups, ecco vedete, per recuperare ogni volta continua a sbattere ogni cosa e averla sempre in una posizione scomoda. Comunque, ok, riaccendiamo il dispositivo, flasherò un paio di volte, non capisco perché abbiano nascosto il post screen, potrebbe essere carino magari metterci un logo Asus. Ok, ah, carica Grub, è vero, è un Linux based, mi ero dimenticato. Ok, press any key. Forse non è quello che cercavo. Dimmi. No, ho avviato qualcosa. Cosa ho avviato? Non voglio. Q. Ah, ok. Can boot from CD. Ah, GPX, scusate, c'è, un attimo, non riconosci, parla il GPX, quello che avevo io, ero immagine ad hoc come solo il GPX, ma nel mio caso va bene anche che vi siano altre cose, anzi, tornano utili in certi contesti. Ora, io spero riconosca, ah, non riconosce la scheda di rete USB, questo mi rende molto triste. Molto triste mi rende, perché se questo è il problema vuol dire che mi dovrò scrivere Windows 10 su una chiavetta USB. Ok, crociamo le dita, incrociamole, sono incrociate, anche perché poi mi devo installare tutti i software a mano, faccio così. No, dimmi, dai, ti stai pensando, la stai vedendo, è lì, è vicino a te, dai, su, ce la puoi fare, sei tutti noi, dai, su. No, lo continuo a vedere come un nope, non ho voglia di avviarmi. E quindi la questione è molto semplice, vado a fare un installer di Windows 10 e ci rivediamo. Purtroppo non è stato così funzionale come avrei sperato, insomma, e niente. Devo fare una chiavetta di Windows 10. Bene, ora ho pronto qua la chiavetta con Windows 10 e se tutto va bene, e lo spero, dovrei essere in grado di fare finalmente l'installazione. Sperando non incappare
con ulteriori ok, Windows 10. Bene, ora vediamo un po' il caricamento dell'installer, spero sia veloce, tanto è un se non sbaglio un i5 di prima generazione, un U. Ora vi dico anche i dettagli nel frattempo che lui carica, tanto per intrattenerlo un po' di più. Ok, provato. Arus. Ok, IsleyTP 121, scusate ma ho chiuso il sito nel frattempo. Allora, dobbiamo montare un Intel Dual Core i5 470UM, sigla veramente strana che non ho mai sentito, però penso indichi che sia un i5 dual core, ma i5 dovrebbero essere tutti dual core se non sbaglio di questa generazione, forse erano quad, era domanda, e vedremo innanzitutto che dettagli ha. È un dual core con hyper threading, con un clock di base a 1.33 e un boost a 1.86, nulla di eclatante, ma comunque un degno processore per un utilizzo da tablet più che altro. Ma più che altro lo vedo veramente veramente veloce. Allora io ora non gli do il product key, ma essendo un on premium andiamo a installare Windows 10 Home. Ok, posso portare fino a 8 GB di RAM, tecnicamente il processore è in grado di indirizzare, ma è disponibile in configurazione con 1 o 2 GB di RAM, con 2 o 4 GB di RAM. In questo caso abbiamo la versione con 4 GB di RAM, motivo per cui sto andando ad installare Windows 10 64 bit. 64 GB di storage, ottimo, e niente, vediamo come procede. Abbiamo wifi solo 2 GHz 4 BGN, Bluetooth 3.0 già è comunque una scheda d'azione. Avrebbe supporto al digitalizzatore, purtroppo la penna manca, ma visto la stato del touch non sono sicuro che la stato del digitizer sia ancora correttamente funzionante. La batteria da 4.5 ore come durata, deve essere una 34 watt-ora, ai polimeri di litio, no, ha una batteria ai polimeri, non sono specificati, deduco sia polimeri di litio, spero, anche perché una batteria ai polimeri, che polimeri, non lo sanno loro. E niente, sto installando, vi lascio in una carrellata di fast forward e poi andremo a vedere il post config e vedere se vanno su subito i driver, del modo dovremmo andare a fare degli aggiustamenti e insomma finalizzazione driver. Vi risparmio tutta la parte di installazione software. Allora, bene ragazzi, come vedete ormai ho fatto tutta la configurazione, siamo al termine. Ho notato, perché non so se vista la registrazione, a un certo punto ha fatto un pop-up tra virgolette la barra start, dovrebbe aver già attivato Windows Ink, quindi ha riconosciuto il digitizer, anche se poi la penna purtroppo non c'è più, però già è un passo in avanti specialmente per i driver. Tra l'altro io non sto capendo se sta riuscendo ad utilizzare la scheda di rete USB o meno, perché i led qui sono un po' confusi, ma no, sembra di sì. Quindi se tutto va bene dovrebbe esserci già anche scaricato i driver, visto che sono sicuro che questo
questo hub della UKI abbia compatibilità con Windows 10, anche Windows 8, in realtà da Windows 8 superiori, quindi 8.1, 8.1 update 1 e tutte le varie varianti di 10, versioni e update. Non ero sicuro che Windows 7, infatti come avete visto prima non veniva riconosciuto, ora dovremmo esserci. E ho rapidamente configurato l'utente, l'utente generico, e spero insomma breve fine. Tra l'altro spero di non dovermi interrompere bruscamente, ma sono in attesa di una chiamata, quindi se notate tagli strani sapete la provenienza magari di tali tagli. Ok, come vedete si è... ok, il touch ora si rifiuta di collaborare, ma si è attivata la suite Windows Ink, quindi ha riconosciuto Digitizer, visualizzatore, come lo volete chiamare adesso, sto chiamando un po' l'inglese. Non ha riconosciuto ancora la GPU, o perlomeno no, non l'ha riconosciuta, però ha connettività di rete, quindi penso che adesso facciamo un giretto su Windows Update e dovremmo riuscire a pescare tutto. Infatti vedete, ancora è in uno stato di non ricercato Windows Update, e vediamo un po', dovrebbe prendere praticamente il driver, vediamo se ha innanzitutto qualcosa in sospeso. Sì, manca nel driver tipo del chipset, ok. Aggiornamenti di Windows, vabbè, Logitech, ok, Intel HD, e le viste adesso qui splashano che lui sta aggiornando la lista, ma non è che li completa. Comunque c'è Logitech, Intel HD, ACPI Utility che visto che mancava, quindi l'ha rilevato, e Intel Management Engine, anche Slate, proprio driver out, perfetto. Ok, adesso qui ci baderà un pochetto a fare questa operazione, quindi ci rivediamo appena il tutto è concluso e è tutto pronto per l'utilizzo. Vediamo un po' come si comporta, tra l'altro il touch ha ripreso a funzionare nel mentre, a parte ovviamente i soliti punti in cui fa le bizze. Bene. Ok. Bene, eccoci tornati, come vedete ora è tutto ok, ancora in realtà non ha finito il processo di update, in quanto ancora sta lavorando in background per le funzionalità, tra virgolette funzionalità di Windows, per comunque gli ultimi update usciti per Windows, quindi ancora non è dicevo, mi sono interrotta, scusate, la realizzazione non è ancora completamente ultimata, ma in realtà l'installazione è completa e ha tutti i driver correttamente funzionanti, quindi come vedete il touch funziona correttamente, mouse, ho già associato la bellissima e simpaticissima tastiera AZERTY, no, ho cliccato male, come vedete ora il pannello va alla sua risoluzione originale, ho attivato Windows correttamente, Windows 10 Home attivo, ho praticamente finito tutte, porca miseria, c'è un altro punto in cui il touch non funziona, allora dicevo funziona il pannello, funziona il touch, funziona la suite Windows, funziona tra virgolette perché non ho purtroppo la penna compatibile, la risoluzione del pannello viene vista correttamente, 1280x800, si può andare sotto ma poco senso ha, niente, ho già chiuso il mouse che è meglio, e niente, sembra tutto funzionare, adesso ancora è un pelo tra virgolette sovraccarico che sta facendo una marea di aggiornamenti ancora e quindi non è, come vedete alcuni ancora stanno andando avanti, però adesso da alcuni errori sui driver perché non riesco a capire Windows come concettualmente li gestisca, perché in realtà li ha già installati e scaricati mentre ancora diceva che in realtà stava scaricando gli aggiornamenti, quindi nel momento in cui Windows Updater pensa di andare a installarli li ha già installati, quindi da un errore poi solitamente al riavvio quando si prova a reinstallarli in realtà non li ripresenta più, e quindi è una cosa un po' strana che ancora non ho ben capito come viene accettata da Windows, ma comunque sono installati correttamente perché come avete visto non c'è più nessun errore né di ACPI, la scheda video funziona correttamente, il touch già funzionava a priori, pure il digitalizzatore, ma comunque ora è qui tutto a posto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi piaccia questo stile un po' più particolare di fare video, perché voglio provare a portare altri video, non è sempre facile, dipende che cosa occorra fare, insomma questa cosa non è proprio così semplice, rispetto ai video del genere è molto facile farlo, magari con le sette di PC desktop, insomma, un po' più articolata, ma in questa cosa poi penso di semplificare il setup, quindi perché andrò con una probabilmente singola camera puntata su, diciamo, sul dispositivo e farò tutto molto più snello. Ma non mi dilungo troppo in chiacchiere, altrimenti viene un video di 20 ore,
e già ho parlato abbastanza, quindi un saluto a tutti da Andrea per Alfa Tech e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!